Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che una ragazza in particolare mi richiede da una marea di tempo. Mi ha fatto tornare in mente questo caso tramite un commento che ha lasciato sotto uno dei miei ultimi video. Anche oggi, per questo caso, rimaniamo qui, in Italia. Dobbiamo però fare qualche passo indietro nel tempo. Siamo a Napoli, è il 1975 e quella che vi sto per raccontare oggi è la strage di Via Caravaggio. Una famiglia di 3 persone viene ritrovata a casa sua, senza vita. Oggi sembra che questo omicidio sia stato l'evento noir più clamoroso del 1975. Ma non è andata proprio così. Infatti, pochi giorni dopo questo tremendo fatto di cronaca, si consuma un'altra strage, a Vercelli, ad opera della 18enne Doretta Granieris. 3 mesi prima, a settembre, a Roma, avviene il massacro del Circeo. Insomma, sono periodi oscuri questi. Iniziamo dunque per questa storia a delineare il luogo in cui si svolgono i fatti. Siamo in via Michelangelo da Caravaggio, nella parte alta del quartiere medio borghese di Fuorigrotta, che si trova più precisamente nella zona occidentale di Napoli. Le vittime di questo caso abitano al civico 78, al quarto piano, e sono Domenico Sant'Angelo, di 54 anni, rappresentante di vendita, ex capitano di lungo corso ed ex amministratore condominiale. Domenico è magro, ha il viso scavato, non è molto alto, sembra ripiegato su se stesso in un atto di continua protezione. È diffidente, duro, solitario ed estremamente attento a mostrare di sé l'aspetto di una persona altolocata. Gemma Cenname, la seconda moglie di Domenico, ha 50 anni, fa l'ostetrica presso la casa di cura a Villa del Pino ed è un ex insegnante. Anche lei è una donna chiusa e non incline alla socializzazione. Poi, eccola, Angela Sant'Angelo, di 19 anni, impiegata all'INAM, dove era entrata a seguito della dipartita della madre biologica. In uno di quei casi in cui al parente stretto va il lavoro di chi scompare. Angela è una ragazza sognatrice, ha un po' la testa tra le nuvole, è allegra, socievole e sogna di trovare un ragazzo con cui mettere su famiglia. Angela è la figlia che Domenico ha avuto con la sua prima moglie, Eleonora Locascio. A completare questo quadretto familiare c'è Dick, lo Yorkshire Terrier della famiglia. Il nucleo familiare è definito riservato. Qualcuno dice anche esplicitamente che non destano simpatia i Sant'Angelo. Però, sicuramente, almeno in apparenza, le condizioni economiche sono buone. Su Eleonora Locascio, la prima moglie di Domenico, nonché madre naturale di Angela, ci torneremo più tardi. Dovete sapere che di questa storia ci sono tante, troppe versioni. Molte situazioni sono nebulose, sono state riprese in mano dopo anni, gli oggetti sono cambiati, le armi del delitto sono cambiate e non sono neanche mai state ritrovate. Insomma, questo non è assolutamente un caso semplice. Ovviamente in questo video vi illustrerò le piste che si sono poi rivelate valide per gli inquirenti, altrimenti non ne usciamo più, credetemi. Mentre approfondivo a questo caso non ho fatto che pensare ad una domanda. Ma esiste il delitto perfetto? Pongo questa domanda anche a voi, mi risponderete alla fine del video. La nostra storia inizia l'8 novembre del 1975, quando Mario Zarrelli, il nipote di Gemma, sta cercando di mettersi in contatto con la famiglia Sant'Angelo da giorni. Ma è da giorni che nessuno risponde a quel telefono. Sono 9 giorni che il telefono squilla vuoto nell'appartamento al quarto piano di quel palazzo medio borghese. Così Mario prende una decisione. La più saggia, si rivolge alla polizia. Sono circa le 21:30 quando i vigili del fuoco e la polizia si dirigono in via Michelangelo da Caravaggio, al civico 78. Impossibilitati ad entrare dalla porta d'entrata dell'appartamento della famiglia Sant'Angelo, i vigili del fuoco, o almeno un vigile del fuoco, decide di calarsi al piano superiore. Raggiunge il balcone, rompe la finestra ed entra in casa. Però non si sofferma troppo sulla scena del crimine perché quel vigile del fuoco si reca ad aprire i colleghi che si trovano dietro alla porta d'entrata della casa. Il vigile del fuoco, la prima cosa che dice appena vede i suoi colleghi è: c'è sangue. C'è sangue dappertutto. Tanto sangue. È così che la polizia e i vigili del fuoco provano ad addentrarsi nella casa. Provano ad accendere le luci in casa, ma falliscono nel loro intento. Il contatore della luce posto in un ripostiglio a muro è staccato. Quindi un vigile del fuoco con difficoltà lo raggiunge e riattiva la corrente. È così che le autorità e i vigili del fuoco iniziano ad aggirarsi in quella casa che non conoscono minimamente. Quello che avvertono, di colpo, d'impatto, è un odore nauseabondo che
non permette a nessuno di respirare. Così tutti quanti fanno marcia indietro, escono dall'appartamento e indossano delle maschere per tentare di sopportare quell'odore tremendo che, ahimè, lascia poco spazio all'immaginazione. Quello è odore di putrefazione. Quindi le autorità con queste maschere a questo punto rientrano in casa. E la prima cosa che notano è una scia di sangue larga circa 80 centimetri che, partendo dalla cucina, si inoltra verso il bagno. Ad un certo punto però ecco che appare un'altra scia di sangue. Questa volta proviene dallo studio della casa. Entrambe si dirigono verso il bagno. È così che nella vasca da bagno vengono trovati due corpi in avanzato stato di decomposizione. Quello di Domenico e quello di Gemma. Non manca neanche il corpo del cagnolino, Dick. Nella camera da letto coniugale invece trovano Angela, distesa sul letto e avvolta in una coperta intrisa di sangue. Nel salotto la tavola è apparecchiata. La cena è servita, ma è rimasta quasi intatta. Domenico aveva già cenato, Gemma non ancora. E, ahimè, la cena di Gemma non verrà mai consumata. Non vengono trovati segni di scasso, la porta d'entrata viene trovata chiusa a doppia mandata e tutte le finestre sono ben chiuse. È probabile dunque che il colpevole sia qualcuno che conosca la famiglia. Forse sono proprio loro che hanno aperto la porta a quell'assassino. Però, non so perché, non sono in molti a sottolineare che quella casa ha una particolarità, ossia possiede due ingressi, in quanto quella casa inizialmente era divisa, erano due abitazioni che poi sono state unificate. Dalla porta di servizio si arriva al corridoio centrale, su cui si affaccia la camera di Angela, il tinello, il bagno di servizio e infine la camera matrimoniale. Tutti gli orologi elettrici collegati alla presa della corrente vengono trovati fermi ad un orario, le 5 in punto. Delle importanti pozze di sangue vengono ritrovate in cucina, nello studio e infine al limite di passaggio tra la camera matrimoniale, o meglio la camera coniugale, e il corridoio. Questo significa che le vittime sono tutte state colpite in tre ambienti distinti della casa e di conseguenza in tre momenti diversi. Due delle tre vittime, ossia Domenico e Gemma, vengono prima tramortite con un corpo contundente alla testa, mentre Angela muore sul colpo. Probabilmente il corpo contundente è la base di una statuetta o di un fermacarte, che però non viene mai trovato. Infine, Domenico e Gemma vengono strozzati, mentre il cagnolino Dick viene soffocato. Si presume che il delitto sia avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, quindi 8 giorni dopo la scoperta del delitto da parte delle forze dell'ordine. Sul davanzale della cucina vengono trovati dei mozziconi di sigaretta, mentre nello studio di Domenico, sul mobile radio, si notano due bottiglie, una di whisky, l'altra di brandy. Su entrambe le bottiglie vengono trovate delle impronte digitali. Inoltre viene anche trovato un bicchiere sulla scrivania dello studio con all'interno del residuo di liquido giallastro. C'è però un problema. Le impronte digitali rilevate sulle bottiglie di superalcolici non vengono mai identificate. Nel salone, a primo impatto, tutto appare in ordine. Non c'è niente che non vada, ma con una ricerca più accurata. Sulla parte di parete sottostante al davanzale della finestra, gli inquirenti rilevano delle tracce di sangue. Altre tracce vengono anche trovate sui tendaggi e sul bordo esterno del davanzale della finestra, quindi pare quasi che l'assassino si sia affacciato, appoggiando le mani sporche di sangue alla finestra. Tutte le porte e le finestre della casa sono ben chiuse, con un solo scopo: ritardare il più possibile la scoperta dei corpi. Nella scia di sangue che parte dalla cucina e finisce in bagno, gli inquirenti rilevano l'impronta di una scarpa numero 41-42. Dai rilevamenti ben presto emerge la sparizione della pistola di Domenico, regolarmente detenuta, del diario segreto di Angela e della macchina di famiglia, una berlina color amaranto che viene sottratta dal garage condominiale. Ebbene, quell'auto riappare diversi giorni dopo. È parcheggiata in un angiporto vicino ed è chiusa e in ordine. L'unico problema è che ha la batteria scarica. La cosa più importante però, a mio avviso, è che l'assassino ha preso il diario segreto di Angela. Forse il suo nome era riportato sulle pagine di quel diario? Altrimenti perché farlo sparire? Insomma, quello era un diario segreto di una 19enne. Cosa avrebbe mai dovuto scrivere Angela di così tanto scabroso? Il colpevole sicuramente indossa dei guanti, può
Forse se li ha portati dietro, o forse li ha trovati in cucina, a casa Sant'Angelo. Sa che non deve sporcarsi le mani e sa che deve lasciare meno tracce possibili. Il punto è che con sé non ha nessuna arma. I fatti di base dovrebbero essere andati così. Come vi ho già detto, Domenico è stato ucciso nello studio, Gemma in cucina, dove aveva appena finito di preparare la cena, Angela sulla soglia della camera coniugale. L'assassino, conosciuto e ben voluto dalla famiglia, si sarebbe trattenuto con Domenico nel suo ufficio per un po'. Domenico a questo assassino avrebbe anche offerto un drink. L'assassino però quel drink l'avrebbe rifiutato. E mentre Domenico si versa del whisky per sé, da dietro l'avrebbe colpito alla testa e tramortito. Il cane nel frattempo inquieto inizia a spostarsi dal salotto alla cucina, abbaia. Ma Gemma pare che non si sia accorta di nulla, è distesa sul divano con una borsa d'acqua calda sulla pancia. Anche lei viene tramortita con due colpi alla testa. Il cane, Dick, viene ben presto soffocato. Stava facendo troppo rumore. A quel punto ecco che appare Angela, sulla porta della camera dei suoi genitori. Le viene riservato lo stesso trattamento, ma su di lei ha maggiore efficacia perché Angela muore sul colpo. A questo punto l'assassino torna in cucina, afferra un coltello, poi va verso lo studio e taglia la gola al capofamiglia, Domenico. Successivamente si dirige in cucina e fa la stessa cosa con la padrona di casa, Gemma. Infine va da Angela, già senza vita, per infliggerle due coltellate sul ventre. A questo punto il colpevole torna nuovamente da Domenico, il padrone di casa, e lo trascina per le gambe fino al bagno. Torna in cucina e fa la stessa cosa con Gemma. Torna infine nella camera da letto coniugale e avvolge Angela in un lenzuolo per poi posarla sul letto. Intanto il colpevole fuma delle sigarette di marca MS, che poi vengono ritrovate nel posacenere dello studio di Domenico, sul davanzale della cucina e in alcuni punti sul pavimento dell'abitazione. Un testimone sostiene di aver incrociato una coupé, la nota del delitto, che marciava a ritmo sostenuto in via Caravaggio. La guidava un tipo di mole notevole e dei capelli mossi. Alcuni mesi dopo il delitto, un vigile urbano afferma di aver visto nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre la luce di casa Sant'Angelo accendersi verso le 3:30 di notte. Però il primo vigile del fuoco che era entrato per aprire la porta a tutti gli altri ha detto chiaramente che la camera in cui è stata trovata la povera Angela aveva la luce accesa, ma era solo la luce fioca di una abat-jour che mai avrebbe illuminato a tal punto da essere visibile dalla strada. La casa, lo sottolinea, era immersa nel buio totale, tanto che ha fatto davvero molta fatica ad arrivare alla porta d'ingresso col fine di aprire ai suoi colleghi. Ora però parliamo dell'accanimento dell'assassino, che prima ha travortito due vittime per poi sgozzarle. Su questa base vengono presi in causa due possibili moventi. Il primo è che si tratti di una vendetta maturata nel tempo, esplosa poi nella forma più feroce la notte della mattanza. Il secondo è che si tratti di un individuo freddo, calcolatore, raziocinante, poco propenso a perdere il controllo, il quale si accanisce sulle vittime per essere sicuro di non avere le spalle scoperte. Questo significa che forse l'assassino voleva realmente colpire una sola persona in quella casa, ma la presenza di tutti gli altri l'hanno obbligato a compiere quella mattanza, o sarebbe stato scoperto. I vicini di casa, che sono poi i testimoni, collocano l'ora del delitto tra le 23:30 e le 1:30, perché di certo quel delitto non si è svolto in maniera silenziosa. Infatti i vicini hanno sentito rumori strani, tonfi, trascinamenti. Insomma, è stata una serata movimentata. Però quegli orologi elettronici di casa Sant'Angelo fermi alle 5 destabilizzano gli inquirenti. Che vuol dire? Quegli orologi li ha manomessi volontariamente il colpevole per depistare le indagini? Oppure ancora, che cosa ha fatto questo imprudente assassino? È tornato sul luogo del delitto e solo la seconda volta ha staccato la corrente? Ha fatto una mossa così tanto azzardata? Perché mai avrebbe avuto bisogno di tornare in quell'appartamento? Se un assassino torna sul luogo del delitto, solitamente perché ha dimenticato lì qualcosa che potrebbe incastrarlo. Ma non è detto che l'assassino sia ritornato sul luogo del delitto. Forse si è trattenuto in quell'appartamento fino alle 5 del mattino, per sistemare, per eliminare le sue tracce, per quanto possibile. Forse ha perso tempo a cercare qualcosa che ha perso e che avrebbe portato a lui. Di conseguenza, forse le ore sono passate senza che lui se ne accorgesse. Sicuramente l'assassino è un soggetto lucido, molto razionale, metodico e freddo nell'operare, considerando che dopo la mattanza probabilmente si è trattenuto così tanto all'interno di quell'appartamento. È una persona che fa un lavoro che gli produce una facile alibi, una professione per la quale può essere assente in momenti specifici,
anche di notte. Inoltre, il fatto di accatastare madre, padre e cane in un luogo in cui ci si lava, ossia il bagno, identifica in principio un vilipendio di cadavere, un voler dannare la memoria, umiliare la persona e svilirla. Il corpo diventa un ammasso di carne su cui infierire successivamente. Il bagno è un luogo particolare della casa perché è un luogo intimo, ma condiviso. La figlia, Angela, invece riceve un trattamento diverso. La pulsione omicida si spezza in quanto l'assassino deposita il suo corpo sul letto. Alcune ricostruzioni sostengono che il colpevole abbia fatto questa mossa perché nella vasca da bagno non c'era più posto. Appare però in quel modo incoerente mettere il corpo della povera Angela sul letto, toccandolo direttamente col rischio di lasciare tracce. Se davvero nella vasca non c'era più posto, sarebbe stato più sicuro lasciarlo lì dove era quel corpo. Infine mi permetto di sottolineare che a ribadire il rapporto stretto con la figlia di Sant'Angelo, ne ruba il diario segreto. Il diario è chiaramente un luogo intimo per la vittima. Contiene ricordi, esperienze, sentimenti. Insomma, sembra che la vittima e l'assassino abbiano un rapporto privilegiato, che può contemplare la presenza di parole scomode su quel diario. Però ora è necessario individuare il possibile movente. In quella famiglia andava proprio tutto bene? Non c'era alcun problema? Non c'era neanche una zona d'ombra? Pare così strano. Angela, a quanto pare, racconta ad una sua amica, Mary, che suo padre, Domenico, è abbastanza oppressivo. La controlla in continuazione, spesso le impedisce di uscire ed è molto, molto severo. L'uomo viene descritto come un tipo un po' strano. Angela talvolta deve prestargli dei soldi, in quanto, nonostante in famiglia entrino ben 3 stipendi, lui ama il gioco del lotto e proprio a causa di quel vizietto ricorre spesso al banco dei pegni o ai prestiti della figlia, come vi ho già detto poc'anzi. Inoltre, la madre naturale di Angela, ossia Eleonora, è venuta a mancare in circostanze a dir poco misteriose. Ma in che modo è morta esattamente Eleonora? Ebbene, Domenico è solito praticare iniezioni quotidiane a sua moglie in quanto diabetica. È il 1973 quando Domenico Sant'Angelo sbaglia l'iniezione, causando ad Eleonora un malore fatale. Angela soffre tantissimo proprio a causa di questa situazione. Quindi ecco che salta alla mente quella domanda. La ragazza per caso covava un rancore verso il maldestro padre, che peraltro non ha avuto alcun tipo di problema a seguito della morte di sua moglie? Insomma, il fatto è stato archiviato come incidente e amici come prima. Seconda domanda che sorge spontanea, per quanto mi riguarda, è: Angela andava d'accordo con la sua matrigna? Che rapporti intratteneva con la famiglia materna e con quella acquisita? Gemma, un'ostetrica di 50 anni, si dice avesse un carattere molto duro e che fosse molto, ma molto parsimoniosa. Tanto da rifiutare di prestare al marito dei soldi per pagare le spese condominiali. Il carattere di Gemma è chiaramente un carattere dominante ed Angela non è particolarmente attaccata a lei. Come vi ho già detto, tutti i vicini di casa dicono della famiglia Sant'Angelo che erano scostanti, poco affabili e a stento salutavano. In pratica li descrivono come persone alquanto antipatiche. La mattina del delitto, ossia giovedì 30 ottobre 1975, Angela non sta bene e si dà malata per una sindrome influenzale, mentre la matrigna prende 2 giorni di ferie. La coincidenza viene spiegata dalla sollecitudine paterna di Domenico, che mai avrebbe lasciato la figlia a casa da sola. Nasce però una domanda: dato che l'uomo è pensionato, perché non ci rimane lui a casa? Perché obbliga Gemma a stare a casa da lavoro? Però qui ci sono delle testimonianze discordanti, perché ci sono dei testimoni che sostengono che Gemma quel giorno abbia fatto effettivamente un giro nel suo studio in via Mario Fiore. Poi un'altra testimone sostiene di averla vista fare una passeggiata proprio con Domenico. Entrambi erano vestiti molto eleganti. A questo punto nella nostra storia entra il fidanzato di Angela, un tale di nome Nicola. Dovete sapere che non si capisce esattamente cosa sia Nicola per Angela. Alcune fonti lo danno come promesso sposo, ma un'amica di Angela sostiene di non aver mai saputo del loro fidanzamento. Altre amiche di Angela sostengono che il loro fosse un legame di copertura orchestrato da un medico dell'INAM, Giuseppe De Laurentiis. Conseguenza, è stato proprio Giuseppe De Laurentiis a far conoscere la coppia. Qualunque sia la versione corretta, quella sera di giovedì 30 ottobre, Nicola avrebbe dovuto telefonare ad Angela per informarsi rispetto alle sue condizioni di salute. Ma a quanto pare, piuttosto che sentire lei, preferisce uscire con gli amici. Io lo dico, questo non mi pare propriamente il comportamento di un promesso sposo. Ma tant'è. Tra i reperti viene anche ritrovata una lettera di Angela datata il 29 ottobre, che recita: ciao Nico, ho deciso di scriverti per chiarire le cose tra di noi. Con te ho provato e conosciuto cos'è la dolcezza, la tenerezza, l'amore, la gioia di trovare te alla fine della giornata di lavoro, la voglia di stare con te e di non lasciarti mai, la gelosia. Sono le 22:30,
Chiudo perché si è fatto tardi. Mi auguro di dormire. Riprenderò domani mattina. Dunque, Angela sembra proprio innamorata di Nico, però ci sono ancora delle cose che proprio non tornano di quel 30 ottobre. La prima domanda che mi sorge spontanea è: perché Angela dorme nel letto matrimoniale? Stava male, è vero, ma risulta strano che una ragazza di 19 anni suonati, quando sta male, vada nel letto dei suoi genitori. Ahimè, non si sa nulla di più sull'atmosfera familiare. Possiamo sicuramente interrogarci su queste strane circostanze, ma purtroppo non possiamo darci delle risposte certe. Angela si trovava in camera dei suoi genitori per puro caso? O era sua abitudine farlo quando stava male? Questa informazione non la conosciamo perché non esiste. L'atmosfera a casa era rilassata o perennemente tesa a causa dei suoi genitori? Domenico e Gemma erano così tanto severi con Angela? E Angela accettava quella situazione sebbene se ne lamentasse con qualche amica? Oppure ne soffriva davvero tanto? Siccome non ci è dato sapere altro sull'atmosfera familiare, non resta che affidarsi a confidenze o commenti fatti a seguito del delitto. Ad esempio, è sicuro che il portiere era solito portare la posta alla famiglia 3 volte a settimana. Solitamente Domenico apriva con la catenella della porta inserita, solo dopo aver controllato dallo spioncino. Gemma genera diffidenza nei parenti di Domenico. Sospettano che sia stata infedele all'uomo. Prima di sposarsi con Domenico, infatti, la donna manteneva e faceva anche cose intime con un giovane a dir poco irascibile e turbolento, che peraltro era pure suo nipote, Domenico Zarrelli, detto anche Mimmo. Ebbene, dovete sapere che Mimmo si sarebbe arrabbiato parecchio, in quanto Gemma, dopo essersi maritata, avrebbe chiuso i rubinetti, smettendo di passargli i soldi. Di conseguenza, Mimmo non viene più mantenuto da Gemma. Alcuni colleghi di Angela dicono che la ragazza ha mostrato effettivamente dei timori per il futuro. E in questa storia c'è una frase inquietante che la ragazza ha detto ad un suo collega, ossia, ingegnere, sì, altro che, io morirò scannata, sicuro. La domanda è: che ingegnere c'è nella vita di Angela o nella vita della famiglia Sant'Angelo? Ebbene, i due coniugi a quanto pare avevano un casolare in campagna. Hanno riferito di averlo affidato a un sedicente ingegnere, sparito senza pagare l'affitto. Quando i due coniugi si sono recati nel casolare, l'avrebbero trovato in stato di abbandono, con brandine luride, corde e manette. Al tempo, i coniugi pensano che in realtà quello sia stato un rifugio per un latitante o un luogo di prigionia di un rapito per la malavita. Oggi, trovando una situazione del genere, immagineremmo tutt'altro scenario. Manette? Corde? Brandine? Probabilmente avremmo pensato a dei festini, a dei rapporti intimi estremi, a del consumo di sostanze. La domanda però non possiamo evitare di farcela. Chi c'era in quel casolare? Le tracce di un investigatore portano ad un temutissimo criminale calabrese, Annunziato Turro. Quel tipaccio era finito in carcere esattamente un mese dopo la mattanza. Gli inquirenti provano a indagare, raggiungono l'uomo al carcere, però l'uomo si rifiuta di parlare. C'è da chiedersi a questo punto se Domenico Sant'Angelo fosse così ingenuo da scambiare un soggetto del genere della malavita calabrese con un ingegnere. Risulta strano, certamente è possibile, ma è strano comunque. Con i vicini si è capito che tutto è limitato al buongiorno e buonasera, e a volte neanche a quello. Il loro vicino di balcone, arrivato verso giugno, osserva che nemmeno durante l'estate li ha mai visti affacciarsi alla finestra. Resta però un punto su cui credo sia il caso di concentrarsi. La vita allora era connotata da maggior movimento nelle case. Possibile che i vicini non sia sorto nessun dubbio, non vedendo segni di vita in quella casa, come qualcuno che facesse le pulizie. Domenico era solito uscire, fare i suoi giri, le sue passeggiate. Nessuno ha notato la sua assenza. I commercianti della zona non hanno notato la mancanza di Gemma. Ai tempi non era così solito andare nei supermercati, bensì era più usuale andare dal verduraio di fiducia, dal lattaio di fiducia, dal droghiere. Inoltre, i colleghi di Gemma non si sono resi conto che la donna non stava andando a lavoro? E i colleghi di Angela? Bisogna sottolineare che in effetti dalla clinica di Gemma alla fine un allarme è partito, ma solo dopo una settimana buona dal delitto. È il 25 marzo del 1976 quando arriva la vera svolta. Domenico Zarrelli, detto anche Mimmo, il nipote di Gemma, si trova a Londra con la sua fidanzata quando riceve il mandato d'arresto, in quanto le impronte delle scarpe e le impronte digitali trovate sulla scena del crimine risultano compatibili con quelle del principale indiziato. Mimmo, come vi ho già detto, è nipote di Gemma e fratello di Mario Zarrelli, colui che aveva dato l'allarme e allertato le autorità.
Quattro giorni dopo Mimmo si costituisce presso lo studio legale di suo fratello Mario, che fa l'avvocato. Il 29 marzo l'uomo viene trasferito in carcere a Poggio Reale. Si ritrova in una cella a 2 metri per 4, con un buco al centro per i bisogni. La luce non si sa perché è sempre accesa, non riesce a dormire. Insomma, i primi tempi per lui non sono affatto facili. Ma chi è questo Mimmo? Come è fatto? Ebbene, Mimmo ha 30 anni, è di grossa corporatura e in effetti ha una folta capigliatura. Conduce una vita spericolata, come direbbe Vasco, tra auto e donne. La sua compagna del momento è una ballerina di un nightclub giamaicana, con cui peraltro litiga spessissimo. In un'occasione Mimmo è stato così violento da farla fuggire da casa sua totalmente senza vestiti. Sulle mani di Mimmo, inoltre, sono evidenti una serie di graffi. Inoltre, non manca l'impronta di alcuni denti riconducibili a quelli del cagnolino Dick. Il 9 maggio Domenico viene condannato in primo grado all'ergastolo, con l'accusa di aver compiuto quella mattanza perché è in preda a un raptus, dopo essersi visto rifiutare una richiesta di un prestito di denaro dalla zia Gemma. In carcere studia giurisprudenza e diventa lui stesso un avvocato penalista. Col passare del tempo, Mario Zarrelli ha rappresentato e difeso il fratello in tribunale, riuscendo a smontare tutte le flebili accuse a carico di Mimmo. Mimmo, dal canto suo, dichiara che lui non si è presentato da sua zia quel giovedì 30 ottobre, non è andato a casa sua. Così viene successivamente assolto in appello dopo aver passato 5 anni in prigione per assenza di prove. La Cassazione però annulla la sentenza. Dopo l'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione, Mimmo viene nuovamente assolto con formula piena dalla Corte di Assise d'Appello. Arriviamo quindi al 6 maggio del 1981, quando Mimmo Zarrelli riceve l'assoluzione dalla Cassazione, anche se non con formula piena, cosa che poi avviene nel 1985. È così che cala il sipario sulla strage di Via Caravaggio. Ma nel 2014 arriva una svolta clamorosa. Il caso viene riaperto, vengono condotte nuove indagini che portano ad esiti totalmente inaspettati. Infatti, sui reperti sequestrati e conservati per decenni nei depositi del Tribunale di Napoli, vengono rinvenute tracce di DNA compatibili con quelle di Mimmo Zarrelli. Il punto è che secondo la legge italiana l'uomo non può essere accusato per una seconda volta dello stesso reato. Mario Zarrelli, il fratello di Mimmo Zarrelli, interviene pubblicamente col fine di ribadire l'innocenza del fratello. Lo stesso Mimmo ormai vive dagli anni 2000 sulla sedia a rotelle e non esercita più la professione legale. Mimmo dichiara che questa si tratterebbe di una vendetta delle procure. Queste sono le sue esatte parole. Io non so nulla per il semplice fatto che nessuno ci ha informato di nulla. E, peraltro, né a me né ai miei parenti hanno mai prelevato del DNA. Sono proprio curioso di sapere come e dove l'hanno preso questo DNA. Tra l'altro, quei reperti sono stati messi via 40 anni fa, quando nessuno poteva immaginare un successivo uso per analisi scientifiche, dunque archiviati senza protocolli previsti oggi per i campioni. I fratelli Zarrelli denunciano alcuni giornalisti e alcuni organi di stampa per diffamazione e violazione del segreto istruttorio. Nel 2015 la Procura di Napoli chiede l'archiviazione delle nuove indagini. Il sostituto procuratore Luigi Santulli dice: in definitiva, neanche dalle moderne tecniche investigative del tutto ignote all'epoca sono emersi elementi idonei ad attribuire l'efferato delitto in esame a soggetto noto. È così che il caso di Via Caravaggio ancora oggi rimane avvolto nel mistero. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro interesse, di vostro gradimento. Conoscevate questo caso? Io immagino di sì. Ovviamente vi chiedo di lasciare un commento qui sotto con le vostre opinioni. Che cosa ne pensate di questo caso? Ma soprattutto vorrei sapere cosa ne pensate voi del DNA. Perché effettivamente Mimmo Zarrelli non ha tutti i torti. Se non gli è mai stato prelevato del DNA, come diavolo hanno fatto gli inquirenti a trovare delle tracce del suo DNA su dei reperti di 40 anni prima? È un po' strana la cosa. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate anche rispetto a questo punto, che per me è parecchio strano e oscuro. Detto questo, vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.